Facciamo in modo che il cinema sia di tutti e per tutti. Utilizziamo i sottotitoli. Non c'è nessuna forma d'arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell'anima. Ingrid Bergman. Ente nazionale sordomuti, ovviamente per sensibilizzare tutti sul tema della possibilità più che altro di dare a tutti di gustarsi i film. Molto spesso alcune persone non possono guardarli in partenza perché tanti film non sono pensati originariamente con i sottotitoli e non si riesce a rimediare neanche durante, e questa è sempre una pecca. È vero, sappiamo che non udenti ce ne sono una realtà anche numerosa nel nostro paese che riescono ad integrarsi bene in tanti settori del lavoro e della vita, in altri hanno bisogno di aiuto. Poi ci sono anche gli ipoudenti, cioè quelli che sentono ma sentono poco, di cui io sono il presidente nazionale. Anzi, se uno di voi due venisse a casa mia la sera quando c'è il telegiornale che io non capisco quello che dicono e mi fate i segni, lo capisco meglio. Ecco, bravo, vedi, così devi fare. Facciamo allora un applauso a Michele e Thomas. Loro sono qua proprio per dare una mano, perché abbiamo degli ospiti che appartengono a queste categorie. Allora, vediamo se c'è il presidente nazionale ENSE, Giuseppe Petrucci, è in sala? Giuseppe Petrucci, che è il presidente dell'ente nazionale sordomuti. E la vicepresidente giovanile, Valeria Olivotti, è qui? Sta facendo adesso una pare faccia. Brutto che noi li chiamiamo. Guarda, e non rispondono. No, vi prego, non voglio salire, vieni. Sì, sei costretto a venire, non mi fare quella faccia. Eccola. Facciamole un applauso. Sì. No, perché sembra, sennò... Chiamiamo ecco anche i protagonisti di questo lei, spot. Esther. Esther Vinci e Mirko Esther Di Marco. Vinci. E Mirko Di Marco, dov'ello? Sì, venite qua, uno di voi. Michela, vieni tu, dacci una mano. Facciamogli un applauso, su. Eccoli, ciao. Vieni in supporto, vieni qui. Sì, ok. Allora ti lasciamo il microfono. Sì. Okay. Li devo vedere. Vuole cominciare Esther, vero? Buonasera a tutti, grazie a tutti. Beh sì, perché volevo ringraziare tutti, innanzitutto con microfono. È arrivato? Sì? È sparito. Volevo ringraziare tutti quanti e salutarvi innanzitutto con il nuovo linguaggio che ho imparato anche grazie a Mirko. Io farei un forte applauso a Mirko perché veramente è stato un grande, mi ha dato tante emozioni, noi ci siamo divertiti, abbiamo scherzato, ma mi ha dato tantissime emozioni. E poi credo che le emozioni sono la prima cosa nella vita. La cosa più importante però è la condivisione, e l'abbiamo potuto notare guardando questo spot. Chiediamo alla nostra vicepresidente invece che cosa voleva raccontare, qual è la necessità? Io parlo semplicemente quando vado al cinema, non vedo i sottotitoli e vorrei capire il significato, vorrei capire, entrare nella cultura, vado al cinema e chiedo se c'è il sottotitolo, se non c'è devo rimanere a casa, magari posso forse successivamente comprare un video sottotitolato, però questo è un limite per me, vorrei diffondere questo tipo di cultura. Allora, hai il pubblico giusto, ci sono tanti produttori, registi, chiedilo bene, perché sono loro che devono mettersi all'opera per far sì che tutti i film possano avere sottotitoli e che il cinema sia realmente per tutti. Mi anticipo ormai, è meravigliosa. Grazie. Una parola? Vorrei aggiungere una cosa breve, un corto che ho visto del bambino che c'erano i sottotitoli, sono rimasta molto colpita, vorrei che fosse per tutto, l'Europa è molto avanti, in Italia stiamo molto dietro, come mai questa cosa? Complimenti anche all'espressività veramente di Valeria, sei uno spettacolo da guardare. Del resto la nostra manifestazione serve anche a diffondere la cultura della diversità, serve proprio a cercare di riempire questo gap
che indubbiamente ancora esiste, però speriamo di renderlo sempre più piccolo e poi di farlo sparire, grazie anche a manifestazioni come grazie questa. Esther, grazie. Grazie Valerio, un omaggio floreale per voi, grazie Mirko, ecco qui, sì, vi lasciamo con dei bei fiori offerti dal festival che ha prodotto questo spot insieme all'ente. Grazie mille, a presto, condivideremo e metteremo su tutti i social questo spot, fatelo anche voi. Grazie mille, grazie a tutti. Arrivederci. Prego. Tutti digiuni.